Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Le imprese dell'Atalanta in Champions League nelle ultime stagioni hanno rubato l'occhio a livello internazionale. Spintasi fino ai quarti di finale e di nuovo in ballo la stagione successiva, la squadra di Gasperini non è stata però la prima formazione nella storia del sodalizio robico a far sognare i tifosi nerazzurri in campo continentale. Nel pieno degli anni Ottanta, quando l'Atalanta giocava ancora in Serie B, la squadra all'epoca allenata da Emiliano Mondonico arrivò alle porte della finale in una competizione UEFA al culmine di una cavalcata straordinaria. Fu la notte della Dea, la semifinale contro il Malins e le imprese dell'Atalanta in Coppa delle Coppe. Nel 1987 l'Atalanta retrocede da quella Serie A che aveva riconquistato tre anni prima. Negli anni 80 i bergamaschi hanno saputo risollevarsi addirittura dalla Serie C, nell'unica stagione della loro storia in terza serie. Partendo da un polveroso campo della provincia di Milano, quello della Rodense, dove riconquistarono la Serie B, gli atalantini tornarono nella massima serie, ma nella stagione 1986-87 non riuscirono a mantenere la categoria, nonostante contemporaneamente furono protagonisti di una performance memorabile in Coppa Italia. Dopo il trionfo del 1963, l'Atalanta ritrovò la finalissima 24 anni dopo, dovendo però cedere al Napoli di Maradona, fresco di scudetto. Esatto, con i partenopei campioni d'Italia, l'Atalanta si ritrovò in ballo per giocare in Europa. In Coppa delle Coppe vanno i bergamaschi, che rappresentano il calcio italiano in Europa nonostante la militanza nel campionato cadetto. Si pensa a una gita di piacere, clamorosamente, invece l'Atalanta sarà la squadra a fare più strada tra le italiane. Ma andiamo con ordine, il singolare sorteggio dei sedicesimi di finale pone l'Atalanta di fronte alla squadra vincitrice della Coppa del Galles. Il Mertir Tydfil è una squadra di semiprofessionisti che sembra però confermare le impressioni di un'Atalanta non del tutto concentrata verso l'impegno europeo, beffata da due autoreti di Icardi e Progna. Il 2-1 rimediato nello scenario bucolico gallese è comunque ribaltabile, la cifra tecnica dell'avversario modesta. Garlini e Cantarutti rimettono le cose a posto al ritorno, portando i nerazzurri agli ottavi di finale. Si gioca ad Heraklion, capoluogo dell'isola di Creta in Grecia, luogo dove il senso di appartenenza all'isola è talmente forte che la squadra di calcio prende il nome della stessa e non della città. In Grecia l'ambiente è caldo e l'Ofi Creta vince con un gol di Persias, ma al ritorno è di nuovo 2-0, segna Nicolini e poi ancora Oliviero Garlini. L'Atalanta è tra le prime otto di una competizione nella quale è l'unica rappresentante proveniente da un campionato di Serie B. Le squadre inglesi non sono ancora state riabilitate dopo le Iselle. I maggiori pericoli si chiamano Ajax, campioni in carica della Coppa delle Coppe e favoriti anche dopo la cessione di Marco Van Basten al Milan, Olympique Marsiglia e i belgi del Malins, che sembrano la rivelazione del gruppo. Da tenere d'occhio anche i sovietici della Dinamo Minsk e gli esperti portoghesi dello Sporting Lisbona. L'Atalanta ha giocato solo un'altra volta nella sua storia nelle coppe europee fino a quel momento, sempre in Coppa delle Coppe, e pescò proprio lo Sporting che la eliminò ai supplementari. Arriva il bis, incrocio suggestivo, ma in campionato la classifica è corta e l'obiettivo Serie A è il primario nella stagione. I bergamaschi sono secondi a un solo punto dal Bologna capolista, c'è margine per giocare una grande partita e l'andata a Bergamo è firmata ancora una volta da Nicolini e Garlini. Ma lo stadio José Alvalade al ritorno fa paura, considerando che l'Atalanta andrà a giocarci spuntata. Mancano Stromberg e il bomber Garlini, i lusitani hanno qualità con Oceano e Brandao in attacco e Cascavel a sgusciare sulla fascia. A metà ripresa l'olandese Peter Houtman sblocca il risultato e Orge sigla un raddoppio che viene annullato per carica sul portiere Ottorino Piotti. Con un gol i portoghesi raggiungerebbero i supplementari, il guizzo vincente lo regalerà invece Aldo Cantarutti, che porterà l'Atalanta a giocarsi una strepitosa semifinale. L'Atalanta invece stringe i denti e... Pallone buono anche questa volta, pallone buono, va via, porta vuota, il gol di Cantarutti che ci voleva, il gol di Cantarutti al 37esimo.
una condanna indubbiamente per la formazione portoghese, ma è chiaro che bisogna fare festa, ci voleva questo gol. Ha cercato anche di fermarlo Damas, ma la porta era completamente vuota, e siamo contenti in particolare di questo gol perché aveva l'allenatore, come vi avevo ricordato, Antonio Moraes, torti due difensori, aggiunti due attaccanti. Dico, è anche possibile che a forza di rischiare magari qualche cosa gli vada male. Gli orobici sono l'ultima squadra italiana rimasta in gioco nelle coppe europee. Nei quarti di Coppa UEFA c'era anche il Verona, eliminato dopo una tiratissima partita contro il Werder Brema. Il sorteggio regala i campioni in carica dell'Ajax ai francesi del Marsiglia, mentre le due matricole terribili si ritrovano di fronte. Il Malins, club sconosciuto alla scena europea, ma che si è preso il proscenio regalando anche diversi giocatori alla nazionale belga. Il 6 aprile del 1988, nel piccolo catino dello stadio Acter de Caserne, ci sono 6.000 atalantini a fare il tifo. Stromberg risponde all'israeliano Eli Ohana, poi segna Dan Boer, ma ci si ricorda della regola del 2-0, con cui la squadra di Mondonico ha regolato gallesi, greci e portoghesi nei turni precedenti. Al comunale di Bergamo ci sono 40.000 persone e quando Garlini sbatte dentro il rigore del vantaggio a fine primo tempo, la favola sembra pronta a compiersi. Atalanta e Malin, valido quale gara di ritorno delle semifinali di Coppa delle Coppe. L'Atalanta tutta distesa in avanti. Subito ha fatto un passo indietro e gli ha permesso di uscire la palla. Riccardi. Parte un cross, c'è forse fallo di mano, l'arbitro facendo... E c'è rigore! Rigore per il fallo di mano. Garlini parte. Tiro, gol! Gol di Garlini, esplode l'entusiasmo dello stadio bergamasco. Un calcio di rigore importante come questo, provato anch'io a tirarne diversi. Parabola molto alta. Colpo di testa e palo clamoroso. Colpo di testa di Fortunato, rivediamo, vedete Fortunato. Buono lo stacco, di nuovo lo schema che avevamo visto nel primo tempo, forse anche il portiere ha toccato la palla. Occhio però alla data, è il 20 aprile, il sabato precedente, l'Atalanta ha pareggiato a Barletta in campionato. Terza X consecutiva dopo quelle contro Modena e Lazio. Nell'era dei due punti per la vittoria il pari non è un risultato da buttare via. Ma le fatiche europee stanno facendo frenare i bergamaschi nella corsa alla Serie A. Energie che consumano l'Atalanta che nella ripresa cederà allo strapotere fisico dei belgi che la ribaltano con i gol di Rutjes e Emmers. Quella partita sarà ricordata per anni come una finale dai protagonisti di quella squadra con lo stadio di Bergamo mai più così pieno, come se fosse stata la partita decisiva per uno scudetto. Stromberg confiderà di aver rivisto solo una volta quel match, convinto di aver subito un altro fallo da rigore che, se concesso, avrebbe portato la squadra in finale. Dove arrivano invece i belgi che si confermarono inarrestabili battendo anche l'Ajax e vincendo la Coppa. L'ultimo regalo l'Atalanta lo fece ai suoi tifosi blindando la fondamentale promozione in Serie A, aprendo un ciclo che porterà la squadra a giocare altre due volte in Europa in quegli anni, raggiungendo un quarto di finale di Coppa UEFA contro l'Inter. Ma la notte col Malins resterà quella indimenticabile quando una Cenerentola di Serie B sfiorò l'incoronazione come regina d'Europa. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!